I carabinieri dell'Aquila hanno fermato due cittadini albanesi dopo i ripetuti furti che hanno interessato la zona di San Giacomo. Si tratta di un fermo, non sono stati arrestati in flagranza di reato, ma domani ci sarà comunque l'udienza di convalida dell'arresto. Nella notte i militari del nucleo investigativo, comandati dal maggiore Edoardo Commandè, assieme a quelli della compagnia, diretti dal capitano Luigi Balestre, a quelli del nucleo operativo e radiomobile, diretto dal tenente Massimiliano Papale, hanno fermato i due proprio a San Giacomo. Uno di loro, il pregiudicato di 29 anni, si aggirava con fare sospetto con un grosso coltello da cucina. Alla vista dei militari, l'uomo ha tentato invano di occultarlo. Loro, dopo averlo fermato, hanno deciso così di procedere con la perquisizione dell'abitazione dell'uomo e all'interno della stessa sono riusciti a rinvenire oltre 20.000 euro di refurtiva proveniente dai colpi fatti dai ladri nella stessa zona. Tra gli oggetti ritrovati c'erano capi di abbigliamento, elettrodomestici, monili, denaro contante e anche dollari canadesi, oltre a numerosi telefoni cellulari e televisori. Parte della refurtiva è stata riconosciuta e riconsegnata ai proprietari, in particolare a tre persone che avevano denunciato dei furti nelle ultime settimane. Il resto è sotto sequestro dai carabinieri in attesa del riconoscimento e della riconsegna ai legittimi proprietari. Oltre al pregiudicato di 29 anni è stato fermato anche un connazionale di 34 che divideva l'appartamento con lui e che nel 2012 era stato già oggetto di una condanna per furto inflitta dal tribunale di Massa Carrara. Il 29enne dovrà rispondere anche di porto abusivo d'armi, oggetti atti ad offendere. I controlli dei carabinieri del comando provinciale diretti dal colonnello Nazareno Sant'Antonio proseguiranno in maniera massiccia. Lo sforzo messo in campo in queste ultime settimane è stato notevole, con controlli mirati che hanno impiegato oltre 100 militari, l'uso di 43 mezzi e l'identificazione di quasi 200 persone con 191 veicoli controllati. I furti nel quartiere aquilano hanno creato apprensione ed era necessaria una risposta immediata. I carabinieri hanno capito però sin da subito che si trattava di persone con una base logistica in zona, abili a muoversi a piedi per portare avanti la loro attività criminosa. Di qui i controlli specifici.